cordiale benvenuto a questa terza puntata di Love Design. Ovviamente vorrei subito ringraziare il proprietario di questo fantastico atelier di complimenti d'arredo, il signor Fabrizio Rossi. Buonasera, grazie di essere intervenuti, scusate il disguido che c'è stato con il cameraman e la TV, purtroppo sono inconvenienti di lavoro. Io presento il dottor Zirac, che sarà presente questa sera qui con noi, racconterà un po' la storia del suo paese, la signora Rosetta parlerà di una poesia sull'Olocausto, giusto? Su Joyce Lusso. Poi ci sono i due signori che non conosco, Stefano e Beatrice. Beatrice, avete già conosciuto, ha fatto un cenno della loro musica. E poi ci sono dei ballerini, Gaetano. Salve, Ettore. Sara. Patrizia, siamo ballerini di tango. E poi abbiamo per la prima volta un ospite un po' particolare, che è Fabrizio Ciccalè, che presenterà le sue opere, scultore e pittore, dove ha avuto anche dei premi notevoli. Grazie a tutti, lascio la parola alla ragazza. Vado bene a ripresentare i nostri ospiti, la signora Rosetta Martellini, presidente dei teatri di Civitanova, il dottor Zirac Gafur, i ballerini di tango Alma de Tango Fermo, Sara Paoli, Ettore Canali, Gaetano Di Guglielmo e Patrizia Pennese, e lo scultore Fabrizio Ciccalè, artista locale presente anche alla Biennale di Charme, tra l'altro ha fatto una bellissima opera presente anche qui all'atelier, e medaglia alla Camera dei Deputati. Io vorrei iniziare subito con i primi ospiti, Alma de Tango, quindi un applauso per i nostri primi ospiti per questa loro esibizione. Tristeza profunda no veías, y al marcharse sonreían los dos, y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Tiempo transcurrido vive siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, lejos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Mientras que lejos
sotto braccio, sotto peso, ti apprisiona di melisse, che già nunca asdevole. Ho dimenticato prima di menzionare altri ospiti che sono ovviamente i musicisti Bossa Nova, chitarra e voce Brasile, Stefano Manfredi e anche Beatrice Bella Barba. Avremo poi il piacere di ascoltarvi. Io vorrei cominciare da lei, Rosetta Martellini, lei è presidente di Teatri di Civitanova, ha scelto una scrittrice anche a me molto cara che è Joyce Lusso, questa donna con una personalità forte, ironica e anche anticonformista. Volevo chiederle perché la scelta su questa poetessa e poi magari parlare anche attualmente del suo spettacolo che è Capelli al Vento. Allora, intanto il lavoro con Joyce non ha nulla a che vedere con il fatto che io sia presidente dei Teatri di Civitanova, che è un ruolo istituzionale, per cui non l'ho, insomma, sono due strade diverse e parallele. Joyce in realtà è stata una casualità. Io non l'ho conosciuta personalmente, avevo letto alcune sue poesie, tra cui Scarpette Rosse, che è una delle poesie anche sue, insomma, più conosciute, presenti nelle antologie letterarie delle scuole, insomma, per cui avevo letto qualcosa. In realtà l'avevo incrociata in un teatro quando però io ero troppo giovane per capire il peso di questa donna. Però era un sogno, insomma, così rimasto, che era lì, fermo nel cassetto, e appena mi si è presentata l'opportunità ho deciso di dedicarle uno spettacolo teatrale. Io avevo già fatto due lavori dedicati ad altre figure legate alle Marche, una Paolina Leopardi e l'altra Dolores Prato, e quindi mi sembrava di proseguire un percorso. E Joyce, quando la si incontra, quando si leggono i suoi testi, le poesie, ma anche i suoi libri, insomma i suoi racconti, la sua biografia, non ci si può che innamorare di lei. Perché è una donna, intanto è una provocatrice, cioè ti mette in discussione. Lei era solita chiedere, dice sì, va bene, tu che ti lamenti, ma tu che cosa fai per cambiare il mondo? Insomma, ci si trova spesso in difficoltà, no? di fronte a una domanda come questa. La sua è stata una vita straordinaria, veramente, insomma, parlavamo prima con il professor Zirac, insomma, che è stata una vita in movimento, ecco, veramente non si è mai fermata. Ha partecipato. Prego. In Africa, in Asia, in tanti posti. Secondo me una donna marchigiana che non si è fermata mai, è stata sempre in movimento, che ha messo, diciamo, ha messo la sua vita nel servizio di tanti popoli, soprattutto le condizioni delle donne in Africa e in Asia. Si può dire che, diciamo, che il popolo curdo, forse lei insieme a un'altra grande donna in Occidente, che è Daniel Mitterrand, forse sono due figure che si sono interessate del popolo curdo. Lei ha conosciuto il popolo curdo stranamente tramite un poeta turco che in quegli anni 60, che c'era la lotta tra i curdi e i turchi. Strano che una donna possa conoscere, diciamo, il destino di un altro popolo tramite il nemico, sì, nemico tra parentesi, insomma. Per cui, diciamo, questa donna, io volevo parlarvi anche, un attimino, del popolo curdo,
che mi interessava. Ecco, se possiamo fare una domanda, viene spesso certo. definito questo popolo costretto a vivere da straniero nel proprio territorio, popolo per il quale anche Joyce Russo si fece avanti, anche perché poi ricordiamo anche un aneddoto che addirittura a 9 anni lei venne picchiata per aver detto viva la Repubblica, quindi una donna... Lo scriveva sui muri. Esatto, sì. Quindi fin da piccola manifestò, come abbiamo detto prima con la signora Martinelli, cioè il suo proprio, la sua voglia di cambiare le cose, quindi si interessò anche a questo popolo. Quindi dottore, se lei ci vuole certamente, anche dare qualche spiegazione in più. Certamente, diciamo che è un popolo che vive da straniero sulla sua terra, diciamo che è un modo molto strano che lei che definiva in questo modo, che era la realtà. Diciamo che il popolo curdo è più che il popolo, è il Kurdistan, è una nazione senza stato. C'è stata divisa dalla prima guerra mondiale con il patto di Sykes-Picot tra 4 stati, di cui tra l'Iraq, Iran, Siria e la Turchia, dove tutti questi stati non hanno mai riconosciuto il popolo curdo perché essendo delle minoranze, e allora questo fa sì che questo popolo, diciamo, sia rimasta rinchiusa come una prigione senza poter uscire dal Kurdistan. Sicuramente i primi curdi che hanno viaggiato, che il popolo curdo comprende 25 milioni di abitanti, di questi 25 milioni di abitanti che quasi nessuno poteva viaggiare e uscire dal paese dove viveva. Io intanto vorrei ringraziare per la loro presenza Alma De Tango Fermo, che adesso ci salutano. A voi la parola. Grazie, grazie mille. E intanto un ringraziamento perché questo è un posto di arte e non a caso quindi il tango ha una giusta collocazione, diciamo, in questo splendido atelier. Noi facciamo parte, siamo dei ballerini, facciamo parte della compagnia Alma De Tango Fermo, che è un'associazione culturale che si occupa di divulgare il più possibile la cultura argentina in tutte quante le sue forme, prima fra tutte ovviamente il tango, ma anche il folklore. È diretta da 2 brevissimi insegnanti, sono Anibal Castro e Griselda Bressan, sono entrambi insegnanti sia di tango argentino che di folklore. E grazie a loro è stata costituita appunto una compagnia di tango che si chiama Tango.3, della quale noi facciamo parte e che ho il piacere di condividere appunto con i miei amici che adesso vi presento, nonché colleghi. Passo la parola quindi a Gaetano, che vi illustrerà ancora meglio questa compagnia. Grazie. Salve, la 7.3 è la compagnia che cerca di diffondere il tango in varie forme, quindi dalla forma più classica, più moderna, anche la forma più allegra, per cercare comunque di dare il più possibile alle persone non solo la staticità ma anche la dinamicità su un palco, su una piazza, su una presentazione. Da lì è nata tutta la storia che noi stiamo cercando di portare avanti e speriamo che il progetto vada avanti e piaccia alle persone. Stiamo promuovendo questo progetto in tutte le Marche, anche all'estero, e stiamo lavorando sulle emozioni. Principalmente lo spettacolo si chiama Emotion e ci teniamo a lasciare dei messaggi che possiamo trovare nella tristezza, nella gioia, dei messaggi che ci facciano riflettere, degli spunti che ci lasciano qualche cosa, che alla fine dello spettacolo possiamo dire... Però quella cosa è questo, e stiamo provando in molti, molti teatri e speriamo sempre di più. E lascio la parola a Ettore. Grazie. Beh, facciamo la promozione a questo spettacolo che si chiama Emotion. E, la data sarà il 13 di luglio al Teatro di San Ginesio, quindi ci teniamo anche a pubblicizzare questa cosa. La sede di Alma de Tango è a Porto San Giorgio, quindi chi fosse interessato può contattarci in via Galileo Galilei. Ringrazio il proprietario di casa che ci ha ospitati, perché come diceva Patrizia, l'arte e il tango, insomma, si sposano bene. Grazie. Voi ricordiamo che a Porto San Giorgio, appunto in via Galileo Galilei. Grazie mille ancora. Grazie a voi. Allora dottore, eravamo rimasti, parlavamo del viaggio, quindi parlavamo sempre del popolo curdo, se vogliamo continuare questo interessante discorso. Sì, cioè come dicevo prima, che un viaggio fatto negli anni 60 con un costo
livello umano, insomma, straordinario, insomma. Oggi come oggi magari c'è internet, ci sono i collegamenti, diciamo che viviamo in un'altra epoca. Per quegli anni, diciamo, quel viaggio che cosa poteva rappresentare? Poteva rappresentare come, diciamo, scoperchiare una pentola, un uscire da un isolamento, oppure mandare i messaggi da un popolo intero verso l'esterno. Lei ha fatto soltanto questo, cioè ha fatto una cosa straordinaria veramente, per cui diciamo che lei in quegli anni è riuscita, insomma, a incontrare anche la moglie di attuale il presidente dell'Iraq, Ero, che viveva a Damasco, gli portava delle lettere. Lei ha fatto, diciamo, il modo che questo popolo possa sperare con anche il minimo. Lì anche bastava una parola, diciamo, per la sopravvivenza di questo popolo che, diciamo, che non si può paragonare come oggi, insomma. Lei riuscì addirittura descrivere la lingua curda come autenticità della lingua curda, traducendo delle poesie di Goran che sono straordinarie, insomma, oltre che il poeta Hikmat, che è un grande poeta turco. E lei definiva, dicendo che lei sentiva parlare della gente curda, dice: ma questa gente parla un dialetto come tipo curdo marchigiano. Cioè, lei in quegli anni definiva addirittura la somiglianza, insomma, tra due lingue, dicendo che è un curdo marchigiano. Insomma, è sul dialetto marchigiano. Sì, sul dialetto marchigiano. Insomma, questa è una cosa, sinceramente, mi ha fatto molto piacere, perché lei definiva che qualsiasi lingua, particolarmente la lingua curda, quando ti proibiscono di parlarla, parlare alla tua lingua, diventa ancora più dolce, insomma. E questi sono messaggi abbastanza importanti, insomma, dove lei addirittura, io sono riuscito a visitare la sua casa, ci sono dei strumenti dei contadini, diciamo, diventato come un museo. Peccato, molti di voi marchigiani non potete andarlo a vedere, insomma, che dei strumenti, come usavano i contadini curdi quell'epoca, e dei pastori, insomma. Lei ha fatto della sua vita, sinceramente, al servizio di questo popolo. Ci vorrebbero tante persone così ad oggi. Ci vorrebbero tante persone. Ad oggi le problematiche di questo popolo, secondo lei, quali sono ancora? Diciamo che subito del 2003, la liberazione dell'Iraq da Saddam Hussein, o liberazione del popolo curdo, forse siamo riusciti a ottenere ancora prima, diciamo, un cuscinetto grazie alle Nazioni Unite, e in quel periodo dopo grazie anche a Giovanni Paolo II, che è stato un grande personaggio, che ha riconosciuto il popolo curdo, dicendo che bisognava dare un cuscinetto, una terra a questa gente, se no poteva andare verso, dice, sterminio totale, insomma. Certo. Adesso vivono nella zona autonoma, nel nord dell'Iraq, che abbiamo, diciamo, il Parlamento, quattro partiti politici. Forse la cosa stabile adesso, diciamo, rispetto a altre zone, sì, adesso attualmente, perché l'unica cosa che, sinceramente, dagli anni 60 a oggi, che ha fatto il popolo curdo, che io sono molto orgoglioso della sua lotta non terrorismo, quello è molto importante, evitare, allora, anche tutti questi stermini e comunque, allora, questa cosa qui, che, diciamo, anche il popolo curdo poteva fare il terrorista, invece il terrorismo, invece della sua arma, non ha mai fatto il terrorismo verso nessun altro popolo arabo, turco, persiano o che sia, e rimasti pacifici. Questo è il pacifismo curdo, non gandiano, ma diciamo che fa l'orgoglio a questo popolo.
cioè un giorno magari speriamo che andrebbe verso il miglioramento, insomma, anche diciamo la pace. Non si può vivere un popolo da solo in pace se non ci stia pace in tutta la regione. Certo, diciamo, bisognerebbe comunque evitare, bisognerebbe fare come questo popolo, quindi sì, evitare la violenza, ma comunque rimanere al proprio posto e aspettare che le cose magari cambino in maniera pacifica. Ecco. Sì, persino per esempio la signora Joyce, che ha conosciuto la moglie del presidente dell'Iraq, è questo che mi fa grande onore, che è stato nominato un curdo il presidente dell'Iraq, il quale non ha firmato la condanna alla morte a Saddam Hussein, dicendo che io sono contro la pena di morte. Questo dicendo da un curdo in quel paese dove diciamo è stato grandioso, è stato firmato da altre persone, non da lui. Insomma, questo è un grande messaggio anche a questo popolo, che oggi come oggi, diciamo che quando si guarda il Medio Oriente sembrerebbe al di fuori dell'Adriatico, diciamo che c'è un'uguaglianza, insomma, invece ci stanno anche le diversità, diciamo, sono di pace, sono anche di guerra, però speriamo che arrivi anche la pace anche lì. Grazie, è quello che ci auguriamo. Grazie mille, dottore. Io vorrei tornare su di lei, signora Rosetta Martellini. Adesso so che lei ha in programma questo spettacolo Donne di Marca. Innanzitutto vorremmo sapere le tematiche di questo spettacolo e anche dove poterlo seguire, quindi. Donne di Marca è uno spettacolo che ha debuttato da poco più di un mese, in realtà è un esperimento, ha debuttato al Festival Macerata Racconta, l'esperimento sta nel fatto che io ho messo insieme praticamente le quattro donne alle quali avevo già dedicato uno spettacolo intero, per cui due le ho citate prima. Io sono partita 20 anni fa ormai con Paolina Leopardi, sorella di Giacomo ovviamente, insomma, per cui l'unica delle quattro marchigiana doc, perché è nata, insomma, Paolina Recanati, quindi nata nelle Marche, una figura, una sorta di Giacomo al femminile, perché insomma con Giacomo avevano soltanto 2 anni di distanza, per cui ha avuto la stessa formazione, hanno condiviso la loro infanzia, la loro giovinezza, ed era altrettanto sensibile, però essendo donna l'Ottocento insomma ha subito una vita completamente diversa, non si è sposata, è rimasta, come si diceva allora, zitella, e ha subito le angherie della madre, perché insomma Giacomo aveva una mamma piuttosto severa, e Paolina va bene, insomma, per cui ecco, una figura romana antica, però di grande sensibilità, di grande cultura, insomma, un personaggio che a me ha sempre affascinato molto, proprio perché lei aveva questo grande desiderio di vivere una vita aperta, libera, e invece era, insomma, come dire, in gabbia. Dopo di lei io ho fatto un lavoro su Dolores Prato, che in realtà non è marchigiana, non è nata nelle Marche, ma ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza nelle Marche. Dolores Prato è stato un caso letterario, perché ha pubblicato questo libro con la Mondadori, Giù la piazza non c'è nessuno, quando lei era ormai ottantenne, per cui esplose come scrittrice, fu riconosciuta come scrittrice quasi ormai al ridosso della morte. E in realtà anche dietro alla sua figura c'è una storia di profonda sofferenza, un'altra figura materna che però non è presente in questo caso, ma invece provoca un dolore atroce perché è assente, perché lei fu abbandonata dalla mamma, e quindi insomma cresciuta con un lontano zio, una lontana zia, per cui ecco, segnata per sempre da questa esperienza, insomma un'altra vita di dolore, che però ha riscattato, insomma è stata riscattata proprio dalla scrittura, da una grandissima in realtà voglia di vivere. E poi c'è stata Joyce, e poi però l'ultimo, lo spettacolo ultimo, insomma io l'ho dedicato a Sibilla Leramo,
E Sibilla Leramo, insomma, è un'altra che lo stesso non è nata nelle Marche, però a 12 anni è venuta a Civitanova, che è la mia città, e ha trascorso, insomma, lei diversi, una quindicina di anni a Civitanova, forse si è sposata a Civitanova, ha avuto un figlio, e però ecco, insomma, primi anni, fine 800, primi anni del 900, Sibilla già, insomma, dimostrava la sua voglia di libertà. Penso che questo tema della libertà sia il tema che accomuna tutte queste donne che lei ha scelto. Io ho notato, sì, che lei ha scelto tutte donne che comunque hanno sofferto, ma allo stesso tempo hanno quella voglia di riscattare questa loro sofferenza con, sì, la libertà che forse gli è venuta a mancare magari da un genitore despota o comunque dal periodo che magari veniva imposto un determinato regime. Sì, sì, no, penso che sia proprio una questione da incentrare sull'aspetto femminile, cioè proprio di essere donne, secondo me, insomma, è proprio questo. Sì. Per cui epoche diverse, cioè come la voglia di esserci di una persona, donna in questo caso, come è riuscita poi ad evolversi nell'arco del tempo. Per cui Paolina è rimasta ingabbiata, Sibilla è dovuta scappare, insomma, dalla sua realtà. Poi insomma, Sibilla ha scritto un romanzo, Una donna, che è considerato, come dire, proprio la testimonianza, no, della libertà femminile, della presa di coscienza femminile del Novecento, per cui Dolores ha riscattato attraverso la scrittura, e Joyce finalmente ha vissuto una vita piena, quella che ha sempre desiderato. Parlando, insomma, di Joyce, volevo chiudere questo suo intervento con una poesia che la colpita maggiormente, che magari potrebbe recitarci una tematica che le sta molto a cuore. Allora, Joyce non ha scritto tantissime poesie, a me piace moltissimo la poesia di Joyce perché è una poesia molto semplice, che sembra quasi prosa, per cui non è barocca, non ha un linguaggio forbito, poco chiaro, ermetico, no, lei è assolutamente immediata. Possa essere capita da tutti, sia da una persona istruita. Esatto, esatto, in questo Hikmet le è stato un grande insegnante. Hikmet a Joyce, quando se la traduceva, dice: devi usare soltanto parole che si usano tutti i giorni, che potrebbe capire anche un contadino analfabeta, cioè partire da zero, per cui possiamo anche ricollegarlo un tempo forse alla lingua d'oc e d'oil, che c'era questa distinzione nelle epoche, certo, passate, la lingua, certo, magari capibile da tutti, che poi è quella che alla fine arriva prima. Certo, certo, no, è un'immediatezza, perché la poesia deve avere anche una funzione sociale, ovviamente, no? Certo. Per cui Joyce nella sua poesia ha toccato tanti temi. Però, non so, se avete piacere, quello che a me ha stupito di più in realtà è che Joyce, questa donna temeraria, fortissima, considerata anche un po' una rompiscatole da chi la conosceva, no? Insomma, però molto ironica, però insomma autorevole, in realtà era una donna con delle emozioni, dei sentimenti, delle fragilità che sono comuni a tutti, per cui io mi sono portata delle cose, è tra l'altro questa poesia, è una di quelle che io faccio nello spettacolo, si intitola Vorrei sapere quando ti ho perso, vorrei sapere quando ti ho perso, in quale data, in che momento. Forse quel martedì che ero triste o un mese prima d'averti visto. Forse quella domenica pomeriggio che ero allegra e parlavo troppo di me. Forse in una data remota, inesplicabile e ignota come il 3 marzo del 1903. Vorrei sapere dove ti ho perso. In che punto preciso della città, forse davanti a un semaforo, forse in un bar o in una stanza, forse dentro un sorriso, forse lungo una lacrima che colava giù per la guancia. Forse tra le aureole gialle dei lampadari sospese nella nebbia dei viali. Vorrei sapere perché ti ho perso. Il motivo, la necessità, l'errore. Forse perché non c'è tempo, o perché c'è stato l'inverno e adesso viene la primavera, ma con tanto poco sole
tra i muri d'acciaio e cemento che tremano per il rumore delle macchine, delle fabbriche, degli ascensori. Ma non voglio sapere che ti ho perso. Che ti ho perso e dove e quando e perché. Magari conoscendo la scrittrice, avendo letto diverse biografie, lei cosa può pensare da questa poesia? Allora, è chiaramente una poesia d'amore, no? Di un amore finito, così. Perché allora, Joyce ha condiviso la sua vita con un uomo straordinario che ha amato e ha rincorso per tanti anni, che è stato Emilio Lussu. È ovvio che in un amore che dura, no, per anni e anni e anni ci possono essere, insomma, dei momenti anche di incomprensione, quindi anche innamorarsi di qualcun altro. Però lei non lo ha mai ufficializzato, quindi io non però è chiaramente questo, insomma. Io ringrazio Rosetta Martellini, grazie a Fabrizio. Vi ricordo lo spettacolo in corso, quindi, che è Donne di Marca. Vogliamo dire qualche data, magari? No, questo lo riprenderemo la stagione prossima, per cui, insomma, quest'estate non si fa nulla ancora con Donne di Marca, solo di recital, la dovrete pazientare. Pazienteremo senz'altro. Sì. Grazie mille. Grazie. Io adesso vorrei ovviamente ascoltare Bossa Nova. Abbiamo qui Stefano Manfredi e Beatrice Bella Barba, quindi chitarra e voce Brasile. Un applauso per loro.
Bossanova, questo genere musicale così particolare. Se qualcuno volesse prendere delle lezioni, voi date anche questa possibilità? Siamo gelato. Grazie, io personalmente non do lezioni perché penso che il percorso musicale di ognuno sia molto soggettivo. La bossa nova è un genere molto raffinato ed è anche relativamente moderno, quindi nasce negli anni 50 del secolo scorso e è un genere popolare brasiliano che si mescola ad altri generi quali il maracatu, il samba, lo shorô. Ed è un genere che mescola molto diciamo le armonie jazz viste dal mondo occidentale. Quindi la canzone che abbiamo fatto innanzitutto è una canzone di Antonio Carlos Jobim, che è uno dei rappresentanti più importanti di questo genere, della bossa nova appunto. E quello che contraddistingue questo genere musicale molto particolare è la grande importanza ritmica che le canzoni hanno, se si pensa alla differenza con la musica popolare italiana o comunque con la tradizione occidentale, la musica ecco, è molto più basata sulla melodia, invece nella bossa nova è il ritmo quello che accompagna appunto le canzoni. E io ho faticato molto per approcciarmi a questo genere perché non esistono metodi, non esistono scuole per imparare questo genere. Esiste la fatica di chiudersi dentro casa con i dischi, con i libri di jazz e percorrere queste strade solitarie. Poi ho incontrato Beatrice che ha la mia stessa passione e quindi stiamo cercando ecco, di portare avanti un progetto che possa rendere semplice e far conoscere appunto questo genere che è comunque lontano oceanicamente parlando abbastanza. Adesso ci sono i mondiali di calcio, quindi anche la RAI tende a farci sentire questo genere, ma io sono almeno una decina d'anni che ne sono molto colpito. Adesso passo la parola a Beatrice e vi ringrazio per questo grande invito. Grazie. Beh, anche da parte mia un ringraziamento. Per quanto riguarda impartire lezioni di musica brasiliana, non ho questa velleità. Insegnare canto è veramente un percorso difficile per il quale ancora non mi sento preparata. Sto studiando, continuo a studiare da circa 30 anni, musica in genere, jazz in particolare, e la musica brasiliana mi ha sempre affascinato, anche perché sì, è lontana geograficamente parlando da noi, i ritmi sono molto diversi da quelli che siamo abituati ad ascoltare, così come diceva Stefano, però sentimentalmente il cuore è molto vicino al sentimento e al corazon appunto d'oltreoceano. Quindi grazie ancora per il vostro ascolto e il vostro interesse, venite a sentirci. Vogliamo dire anche dove, se magari fate delle serate? Sì, noi saremo tutti sabato di luglio ed agosto da Caffè 900, che è a Porto San Giorgio, e stiamo sperando di costruire uno spettacolo su Jobim da portare in teatro quanto presto. Comunque, ecco, già il avervi lasciato questa piccola pillola con la quale voi potete magari tornare a casa e cercare su YouTube o dovunque avete una delle risorse musicali, per ampliare quella che è la vostra educazione alla musica, quindi essere educati all'ascolto è il primo approccio che la musica deve avere. Grazie ancora a Rosetta e a voi, insomma, grazie. Grazie Stefano, grazie Beatrice. È giunto il momento di parlare di Fabrizio Ciccalè, lui è un artista locale, sei stato presente alla Biennale di Charme e ha vinto la medaglia a Camera dei Deputati. Ci vuoi raccontare anche questa tua esperienza e parlare di cosa tu vuoi esprimere con le tue opere? Allora, io ho cominciato già a dipingere, a disegnare sì, da quando ero piccolo e sono un autodidatta, quindi non ho subito nessuna influenza accademica. E ultimamente ho fatto delle sculture, qualcosa, abbiamo dei pezzi qui in questo bellissimo negozio, e la mia pittura è andata avanti sia dal figurativo, ho cominciato con le cose classiche, e fino a spostarmi alle energie. Quindi io rappresento ultimamente, le ultime mie opere sono le energie, quindi le vibrazioni cosmiche, che sarebbe il quadro che ha vinto la medaglia della Camera,
e adesso io vado avanti con questo percorso. Tutto qui. Beh, sicuramente quindi è nata da una passione questa tua arte, perché stai dicendo che tu non hai quindi seguito un percorso accademico, ma come è nata questa passione? Cioè, così all'improvviso, oppure ti sei sempre sentito portato verso l'arte, verso la scultura, verso la pittura? No, io ho sempre fatto qualsiasi cosa, quindi disegno, dove mi trovo disegno, quindi dalla spiaggia alla montagna. Se trovo magari un po' di sabbia al mare insieme al mio bambino, facciamo delle sculture insieme, sia con l'argilla, con un po' di tutto. Quindi ami entrambe le cose, sia la pittura che la scultura. Per te anche magari, come stai dicendo ora, la sabbia è un modo per esprimere questa tua arte, che quindi è dentro di te, è una tua passione che è venuta fuori, ecco così, senza magari prendere un testo e studiarlo, no, è venuta fuori naturalmente. Naturalmente. Beh, questo ti fa onore, e adesso aspetteremo ancora le prossime opere e magari dei prossimi premi, è quello che ti auguriamo, quindi. Sì, grazie. Quindi ricordiamo ovviamente lo scultore e artista, quindi Fabrizio Ciccalè. Io vorrei innanzitutto ricordare i nostri ospiti. Io voglio comunque ringraziare già Fabrizio Rossi in qualità di proprietario di Love Design, che ci ha ospitato per questa terza puntata. Voglio salutare Rosetta Martellini, che ci ha parlato di Joyce Russo, il dottore Zirag Gafur, che ci ha parlato del popolo curdo, e Alma De Tango, che sono andati via per ovviamente avevano da fare. E vorrei chiudere con proprio voi di Bossa Nova, i musicisti Stefano Manfredi, Beatrice Bellabarba, e darvi appuntamento alla prossima puntata. Grazie per essere stati in nostra compagnia da Love Design.
Grazie.